Renzi, cosa ci aspettiamo un attimo? Se, nel nome del dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, si è circondato di uomini della finanza, delle banche, telecomandati da Bruxelles e da Berlino soprattutto, e quindi può essere la persona più valida e simpatica del mondo, ma il portafoglio ce l'ha in mano un tizio che è stato artefice e complice dei disastri dell'Europa di questi 15 anni. Quindi Tosi è più buono. Io sono più cattivo e quindi ritengo che sia, una fregatura solenne. Detto questo, sono in un Veneto dove mi dicevano che la Lega era in difficoltà, c'era casino. Io non so quanti movimenti, non politici, ma quante realtà sindacali, associative, riescono a mettere in un weekend, con un freddo della Madonna peraltro, 549 gazebo in piazza. Quindi, a prescindere dal numero di firme che ci sarà, che sarà positivo, è un segnale di vitalità impressionante. Io pensavo ad arrivare a 300, 549 è il dato definitivo. Allora, prossime europee, il Veneto esprime tre europarlamentari, insomma, Scotta, Rizzotto e Fontana. Saranno ricandidati? Non abbiamo ancora pensato ai nomi, però decidono i territori. Siamo un movimento che rispetta le scelte locali e quindi a partire dai sindaci fino agli europarlamentari decidono i territori, quindi sarà il Veneto a portarmi i nomi. Detto questo, mi sembra che abbia lavorato bene. Un'altra piccola divergenza di vedute sull'asse Tosi Salvini, il congresso provinciale di Vicenza. Avevate votato quel documento di indirizzo per... Io ho chiesto di fare ovunque possibile i congressi a partire dalle sezioni e dalle circoscrizioni. Tosi non l'ha ritenuto possibile evidentemente al direttivo Veneto. Guarda, mancano 85 giorni alle elezioni europee, dove c'è la battaglia finale, nel senso che non per la Lega, è per l'Europa, nel senso che o l'Europa cambia oppure è finita per tutti. E quindi la priorità oggi sui gazebo ci sono i numeri del Veneto, della rapina fiscale che subisce il Veneto e il libricino Basta Euro per spiegare come fuori dall'euro. Un'altra Basta Euro, invece Tosi dice no, Basta Euro, dice l'euro. La linea della Lega è questa, 31 domande e 31 risposte sul perché quindi fuori dall'euro riparte il lavoro, riparte quindi l'economia. Quindi devo trarre la conclusione che Tosi non è allineato sulla linea della Lega. No, Tosi dice che è difficile, ma a noi piacciono le battaglie difficili. Siamo soli contro tutti, ma a volte soli contro tutti si vince. E questa sarà la volta, anche perché a livello europeo non siamo soli contro tutti. Quindi non ci sono due leghe più leghe. Ce n'è una. Ce n'è una con diverse sensibilità, per carità di Dio. Ma è bello così, noi non facciamo come Grillo che se uno non la pensa come me lo sbatto fuori. È anche un modo per riuscire a parlare a più elettori, no, ma prendere gli uni anche gli altri. No, prendere quelli più incazzati, quelli un po' più morbidi, più moderati. Avere dei dubbi dopo il terrorismo mediatico, senza l'euro crolla tutto, avere dei dubbi è legittimo. Abbiamo fatto questo libro appunto per sciogliere questi dubbi, quindi ci sta che anche militanti o dirigenti della Lega abbiano dei dubbi. L'abbiamo fatto apposta. 85 giorni alle elezioni europee, ma anche 85 giorni alle elezioni di Montecchio, ritornerà? A Montecchio? Sì, già prenotato. Spero, conto di sì, anche se ci sono 2000 i comuni al nord che vanno al voto, quindi 2000 non riuscirò a girarli, però un ripassaggio massiccio in Veneto è in programma. Adesso scappo a Bassano. Segretario, in questi tour Veneto, Montecchio prima, adesso Bassano. Bellissimo, tanta gente che ha voglia di capire, che ha voglia di indipendenza, che vuole capire qual è il futuro per il lavoro, non solo veneti, toscani, emiliani, lombardi, e quindi si parla di indipendenza ma anche di Europa, di euro, di futuro, di speranza, quindi una bellissima giornata nonostante l'acqua non ci ferma. Bassano è anche un simbolo un po', no? Qua c'era un tribunale molto efficiente. Questo è il simbolo dell'autonomia rubata e perduta, e questo ponte che è uno spettacolo, confesso che è la prima volta che ci vengo, di questo mi vergogno un po'. Però altro che salva Roma, qua c'è da salvare un patrimonio di bellezza, di umanità, di storia, di cultura che viene ignorata troppo spesso, quindi l'indipendenza serve anche per tenere ferme le radici qua.